e prendi lo zaino della Madonna. Girati, guardate che bello zaino del cazzo. Presi direttamente da Sarajevo. C'è dentro anche una bomba. No, tranquilli, questo video non è su quello zaino. Guarda Davide che sta... Davide sta facendo Davide. Nessun Davide che fa Davide. Per cui ritorniamo un attimo indietro e ripartiamo dall'inizio. Eccomi qua, costretto a un'alzataccia. Appuntamento ore 8. Destinazione Torino. Vi anticipo che durante il viaggio non accade nulla, ma ve lo faccio vedere lo stesso con un bel montaggio e una bella canzone, giusto perché fa figo. La povertà! Biglietto, fa una foto. Guarda questi gatti. Che cos'è? Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my people. Dopo 5 ore di viaggio abbiamo parcheggiato la macchina. Armati di entusiasmo e di buone intenzioni, iniziamo ad avventurarci nella città. Stiamo andando alla mole adesso, giusto? Sì. Ah, mi stavo dimenticando gli occhiali da re. Ma il caos urbano. E le lunghe code all'ingresso delle attrazioni ci ha fatto preferire un'attività più rilassante. Attenzione qua, stiamo preparando la scena. Vai, ci sono. Quello che sta facendo il mio amico, ed è una particolarità di questo posto, è versare nel bicchiere il cocktail contenuto nella boccetta, la cui quantità è calcolata alla perfezione. Calcolatissimo, wow. Attenzione. Ci è studiato il millesimo. Belle queste boccette, mi sa che le tengo. Allora, dopo l'aperitivo gentile. Gentile, piega l'inculato. Ah, un'altra particolarità è il prezzo. Ci dirigiamo al Museo Egizio. Museo Egizio, prenderemo sicuramente la lebbra dentro. Quello che non abbiamo previsto però è che l'aperitivo ci ha dato fin troppa carica. Hello. Mestre Maretta? Sorry, Dave. Riducendo notevolmente le nostre possibilità di essere presi sul serio. Don't want you. A peggiorare la situazione, la cassiera è decisamente bella. Se è possibile. Documento vuole? Cioè vuole. Quanto è stimata la visita del museo? Due ore e mezza. Però io l'orologio da lì, quindi spero più veloce. Conclusasi l'imbarazzante questione dei biglietti, ci lanciamo a visitare il museo. Si continua a salire senza meta. Usciti dal Museo Egizio, ci dirigiamo agguerriti alla prossima destinazione. Direzione Mole Antonelliana. Tuttavia, l'intensa attività didattica ci ha fatto venire una certa fame, per cui, prima di procedere oltre, decidiamo di mangiarci qualcosa. Non vedo mai. Ma si mangia. Ma buono anche. Si mangia troppo. Aia! Ce fai? La lingua. E non parlate male di Napoli. Ciao ragazzi, si ammazza. Allora, ci siamo cibati a buon prezzo, direi, no? Sì. Con lo stomaco pieno, finalmente siamo pronti a visitare la mole. Ma prima il museo, Museo del cinema? Sì. Il museo del cinema, sia. Grazie a Dio. Cos'è grazie a Dio? Museo del cinema. 737, come on, out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, better fly and cross the land. Try to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Prego. Dopo tanto girovagare, abbiamo trovato un ambiente talmente accogliente da farci sentire come a casa nostra. Dov'è? L'hai messo l'anno scorso quello, eh? Tanto che cominciamo a sentirci un po' infastiditi dagli estranei che continuano a entrare. Attenzione! C'è un filo là. No, fa niente, ok. Però non ci scordiamo delle buone maniere. Buongiorno, ragazze. Sai che devi parlare in straniero. Hello. Con tristezza abbandoniamo i comfort dell'ambiente casalingo e finalmente ci decidiamo ad affrontare la coda per salire sulla mole. Ragazzi, la situazione è veramente critica. Manca un'ora per arrivare su là. Per ingannare il tempo ci dedichiamo alla nobile arte della contrattazione. Come le arance. Passata intera per 5?
Le arance, no? 5 euro l'una. La cassetta intera per 5? Dai, fai serio, Roby. 5 per 1 euro, ha detto, eh. Preferisco quelle artigianali. Dopo quasi un'ora di attesa, riusciamo finalmente a guadagnare l'ingresso per l'ascensore. È arrivato l'ascensore, yeah, si può salire. Guarda, e dai, i volti della gente soddisfatta che scende dalla... Vediamo, inquadriamo noi, che hanno pagato ben 7 euro. Sì. Ale, Ale, si entra. Buongiorno. Buonasera. Scusate, gli zaini in mano. Zaini in mano. Perché si ridano i cristalli. Ah, vero, vero. Abbiamo pagato 7 euro di cristalli. Mentre l'ascensore comincia a salire, non nascondo che siamo un po' delusi e irritati, a causa della lunga attesa, del costo del biglietto e in generale dell'atmosfera. Tuttavia siamo ottimisti sul fatto che verremo ripagati una volta in cima dalla vista che si può godere. Eccoci finalmente in cima e... Il panorama è questo? Bello! Scendiamo? Scendiamo! No, cioè, c'è la coda anche per scendere, per te. In effetti il panorama non è granché. Sicuramente al di sotto delle nostre aspettative. Si potrebbe quindi definire... pessimo. Uno schifo! Beh, forse non proprio uno schifo. In ogni caso, decidiamo comunque di goderci la vetta, conquistata con tanta fatica. Ed eccoci qua, in discesa verso la base e alla fine della nostra giornata. Che dire, forse poteva andare meglio, ma ciò che vivi con i tuoi amici in un viaggio è sicuramente un'esperienza unica da ricordare con il sorriso. Per cui non mi resta che dire alla prossima!